Buonasera amici di Olimpia Milano TV, buon 2018 da Sandro Pugliese, qualche problemino tecnico in apertura di questa gara, ma l'Olimpia dopo 2 minuti e 45 secondi ha iniziato nel miglior modo possibile la gara in quel di Pesaro, 8-0 come potete vedere dalla sovraimpressione. 5 punti di Mbaye, 3 di Cinciarini, davvero non si poteva partire meglio. Allora una buonasera e un buon anno anche a coach Dan Peterson. Ciao Sandro, amici sportivi, buonasera a tutti. Sì, piccoli problemi tecnici e qui forse un fallo sul tiratore da 3, una cosa da non fare, così fischiato qua. Quindi Pianicciano in panchina alza la mano, ma non far fallo al tiratore, invece non è stato il fallo. Qualcos'altro, rimessa. E allora la rimessa per la formazione pesarese, la sensazione era proprio quella del fallo sul tiro, invece la chiamata ha mandato semplicemente sul fondo la formazione biancorossa. Da 3 punti Cerona, alla fine i 3 punti arrivano con il canestro della VL. Yeah, Marco Ceron, ex Rayer Venezia, padre ha giocato per Tonino Zorze alla Rayer Venezia, quindi figlio d'arte, e qui a Pesaro trovate veramente da fare. Il pallone di nuovo per Cinciarini, partito titolare in cabina di regia, tira dall'angolo di Mbaye, fuori misura, peccato dopo la buona partenza. Dall'altra parte contropiede subito realizzato da Dallas Moore, che è il miglior realizzatore del campionato con 19,8 punti a partita. Bisogna stare assolutamente attenti a questo folletto classe 1994. Tanti giovani stranieri per la Victoria Libertas, il modo di entrare nel basket europeo, anche un po' di confusione in questa azione. Alla fine però il canestro di Omobbo, un altro dei giovani classe 1995 che regolarmente finisce in doppia doppia le sue gare, eppure nonostante il miglior rimbalzista del campionato, Omobbo oltre 10 di media e il miglior realizzatore del campionato, qui lo vediamo dalla Smur, Pesaro è sul fondo della classifica penultima con 6 punti, ma l'8-0 dell'Olimpia, coach, è stato cancellato. Cancellato. Abbiamo perso gli 8-0 dell'Olimpia per motivi tecnici, però il 7-0 per Pesaro, abbiamo preso tutti, forse 8-0 adesso. Pesaro, come hai detto tu, Sano, una squadra giovanissima, c'è proprio, non so se è la media età più bassa del campionato, ma ci manca. Sì, perché come dicevamo, non solo italiani da lanciare, ma anche tanti giovani stranieri che la utilizzano, tra virgolette, come trampolino di lancio. Abbiamo parlato di Moore e di Omobbo, c'è anche Eric Mika, centro mormone, anche lui classe 1995, tanti giovani rookie che vengono a farsi conoscere in Italia e in Europa sfruttando proprio la Victoria Libertas. Ma torniamo alla cronaca diretta con il nostro capitano Andrea Cinciarini, che va fino in fondo a realizzare il 10-7. Well, Cinci in quintetto base, molto gasato, perché bravissimo Cinci, è stato un po' messo in panchina dallo staff tecnico e poi ha detto i minuti che mi danno li approfitto al massimo, e l'ha fatto in Eurolega, anche in campionato, e adesso si trova in quintetto base. Bravissimo Pianeggiani a premiare una meritocrazia, in poche parole. Olimpia senza Gudaitis, che è rimasto a Milano colpito da attacco influenzale, senza anche Bertans, che ha un risentimento muscolare al polpaccio, ma comunque profonde rotazioni per coach Simone Pianeggiani, mentre va a sbagliare Mizov dalla media. Non c'è neanche Jefferson per la rotazione degli americani, e coach, mentre Kuksis sbaglia da 3 punti, non c'è Mindaugas Kuzminskas, che però è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Olimpia Milano, un'addizione importantissima al roster biancorosso. Io sono innamorato di Kuzminskas, perché qui così piace un tiro piazzato a 4 metri, 3 metri e mezzo, molto bravo Kuzminskas, 2 metri e 5 se non 2 metri e 6, corre, schiaccia in traffico, tira da 3, pareggio, resto tiro, passa la palla, molto completo, apre il campo, come tu hai detto a me a voce in privata prima, cioè giocatore ideale per l'Olimpia, e come hai detto tu Sano, per il gioco di Simone Pianeggiani. Bel semigancio, fallo. Arriva il fallo su Eric Mika, l'aggiunta lituana, il terzo lituano peraltro nella squadra, sarà Kuzminskas oltre a Kalnietis e Gudaitis, giocherà con il numero 19 e giocherà anche in campionato oltre che
in Eurolega, quindi poi ci sarà un'ulteriore rotazione da fare con il turnover, ma lo staff tecnico e dirigenziale biancorosso ha ritenuto importante aggiungere questo giocatore, perché proprio dall'area che aveva bisogno il gioco dell'Olimpia Milano, con un 4 perimetrale che possa ulteriormente mettere a posto le cose e possa permettere anche a Mizov di non essere invece impiegato da numero 4 e riportarlo al ruolo naturale di ala piccola. Ha mille benefici, soprattutto perché grandissimo giocatore, esperienza, 28 anni, medaglie importanti con la Lituania, NBA con i Knickerbockers, cioè un giocatore che abbiamo visto crescere e veramente adesso gioca da noi, sono molto entusiasta. 6,8 punti l'anno scorso di media con i New York Knicks nella sua prima esperienza in NBA, prima 3 anni all'Unicaja Malaga. Nel frattempo ancora un errore di Mizov, si lotta a rimbalzo, c'è spazio per Gaudlock che va a realizzare e Milano prova a riallungare con un mini parziale, 15-9 per l'Olimpia. E a 15-9 Gaudlock non ha esitato, qualche volta lui a mio avviso rinuncia a qualche tiro da tre per cercare altro. Andrew, hai un buon tiro da tre, approfitta. Da 3 punti ci prova Mogbo, poi il pallone finisce direttamente nelle mani di Mizov che lo prende senza neanche saltare. Di nuovo Gaudlock accoppiato con Mogbo, vediamo se forza uno contro uno. Prova ad attaccare, vuole mandare via Mbaye proprio per attaccarlo e va a prendersi il fallo del giocatore nigeriano che non può nulla contro l'uno contro uno di Gaudlock. Yeah, Gaudlock molto tecnico con la sua finta, una bellissima finta di alzare la palla alle spalle, la testa per fare il giocatore avversario andare sul punto di piede non più equilibrato e poi è andato sotto, ups, caduto addosso, fallo, rimessa. Rimessa dal lato per Cinciarini in punta Mizov, ancora il fallo per la pressione di Pablo Bertone, oriundo della Vittoria Liberta. Saranno 2 tiri liberi perché Pesaro è con il bonus esaurito e dunque Vlado Mizov in lunetta. Yeah, anche Vlado è giocatore molto navigato, espertissimo, subire un fallo è proprio è il suo mestiere, lui sa fare, fa... perché le sue finte sono convincenti, lui convince il difensore, vado lì, il difensore ci prova, poi ups, sbaglia, fallo. 2 su 2 per Mizov, 17-9, arriva il cambio anche per lui, arriva il momento di Avudu Abbas nella rotazione di coach Simone Pianeggiani. Dopo quasi 7 minuti di partita e l'Olimpia più o meno in controllo del match. Yeah, più 8 punti Abbas, che è un lavoratore, mi piace Abbas molto, migliorando, aspettando il suo momento come Cinciarini, meritando veramente i minuti che ha guadagnato. Omogbo per Mika contro Tarceschi che è entrato in questo momento, il fallo del giocatore americano, confronto tra due pivot bianchi, situazione per quanto riguarda gli americani un po' inusuale nel nostro campionato, fallo netto di Caleb Tarceschi che manda mica il lunedì. È una buona uno contro uno del suo avversario che veramente anche lui si dice in americano è diventato piccolo, cioè si è abbassato proprio baricentro, le gambe piegate, le gambe e poi è andato sotto Tarceschi che ha fatto veramente quello che poteva, ma fallo netto, no? Non ci sono dubbi. 2 su 2 per il centro della Vittoria Libertas Pesaro, brutta palla persa da Cinciarini che poi sullo slancio va a fare fallo contro il giocatore che gli aveva strappato il pallone dalle mani, lo vediamo qui Diego Monaldi, giocatore con il numero 32, poi con il corpo va a sbattere contro lo stesso Monaldi che andrà a lunetta con 2 tiri liberi e in questo caso invece brutta gestione del pallone. Cinci ha sbagliato, dicono tutti non saltare per passare se non sai a chi andrà la palla. Cinci ha violato questo regolamento. E Monaldi ne ha approfittato andando a inserire il braccio proprio sul pallone, 1 su 2 dalla lunetta, rimbalzo di Abbas, 17-12 per l'Emporio Armani, 3 tiri liberi consecutivi realizzati da Pesaro che prova ad andare a zona per mettere in difficoltà l'Olimpia, una 2-1-2 con
la prima linea molto alta, subito la palla toccata da Murra, recuperata dallo stesso Monaldi, poi doppio piccherò l'alto in favore dell'ex giocatore di Siena che però perde il pallone, la palla rubata di Amate Mbaye che si accende con questa schiacciata. Buon anticipo di Mbaye, buon controllo della palla dopo aver deviato il palleggio e poi dalla schiacciata più 7 Milano. 1 su 1 da 2, 1 su 2 da 3 e 2 su 2 liberi. L'inizio del francese decisamente ottimo con 7 punti nel suo tabellino. Bertone prova a buttarsi dentro, l'assist per Mica che riceve, poi si gira con il tiro allo scadere 24 secondi, fuori misura, rimbalzo di Omogbo, ancora l'errore del nigeriano, poi è Cinciarini che esce fuori da una selva di braccia e chiama lo schema per rallentare un attimo il gioco, va dalla parte di Tarceschi, poi riapre per Mbaye e il fallo in mezzo all'area di Tarceschi nel tentativo di prendere posizione, vola via Eric Mica e lui alza il braccio, sorride ironicamente perché non ha capito, per invece l'ha fatto, e la mia critica di lui che è un fallo che succede spesso e non riesce mai a capire, hai fatto il fallo. E poi la cosa grave, prima due rimbalzi in attacco da loro che lui doveva prendere, quindi è un momento per lui di grandi difficoltà e non positivo questo fallo, assolutamente no. Il pallone di nuovo per Bertone, riapre per Mur in post, Mica contro Tarceschi, questa volta contiene bene un uno contro uno il pivot biancorosso, costringe Pesaro alla riapertura molto lontano dal canestro, uno contro uno anche bene contro Mur, poi frontale Omogbo da tre punti ed è proprio Tarceschi che arriva a rimbalzo. Coach, tutto tu. Tre grandi lavori di Tarceschi, uno, due, tre rimbalzi, veramente un aiuto, un uno contro uno e un rimbalzo, ottimo lavoro questa volta, okay. Da negativo a positivo. Eccolo qua Tarceschi adesso con il consegnato nelle mani di Gaulock, vediamo se Milano riesce a premiarlo, invece Teodor prende il tiro appena entrato, fuori misura da tre punti il playmaker biancorosso. Siamo nell'ultimo minuto di gioco di questo primo periodo, 40 secondi esattamente al termine, Dallas Moore alza la palla per Mica, prende il pallone Milano ancora con Tarceschi molto equilibrato sotto canestro e poi arriva il fallo su Abbas che andrà a lunetta con due tiri liberi. Abbas un pochettino ha forzato perché c'era a destra, c'era libero Gudula, qui ha forzato però alla fine vedi che mai alzate per dire oi ragazzo sono qua, adesso Pascolo entra per l'Armani Milano e Pascolo che entra da numero 5 al posto di Tarceschi perché anche lui ha due falli peraltro come Cousin e vuole gestire un po' la situazione Simone Pianigiani perché viceversa potrebbe esserci qualche problema che poi Milano potrebbe pagare successivamente e intanto Pianigiani vi spiega proprio quel discorso là a Tarceschi di non fare falli in attacco. Purtroppo Tarceschi sta facendo fatica a capire questo, cioè, quindi il mitico Albert Einstein ha detto cioè, chi fa un errore, lo stesso errore continuamente, pensando di cambiare il risultato, cioè questo non va bene, ok? Questo non è genio. Quindi se dopo ti ero fischiato 20 falli così, c'è un messaggio. Magari ho ragione io, però meglio non fare i blocchi così e così evito a danneggiare l'attacco della mia squadra. Nel frattempo ultima situazione offensiva per Pesaro, arriva il fallo di Abbas su Mica nel tentativo di giocare uno contro uno da parte del pivot con il numero 12, saranno due tiri. Mi piace questo quintetto di Pianigiani, ok? Cioè, piccolo, tosto, veloce, tecnico, Ceron rientra per Venezia, Pascolo pivot, chi vorrebbe marcare Pascolo che veramente ha 100.000 movimenti, quindi chi difende su di lui, se lui ha la palla è in difficoltà. Sbaglia il primo tiro libero Eric Mica, un giocatore come abbiamo detto del 1995, giovanissimo, ha la sua prima esperienza in Europa, secondo tiro libero per lui, questo va a segno 20-13, ultima azione per l'Olimpia, la palla nelle mani di Jordan Teodor, accoppiato con Diego Monaldi in difesa, Teodor vuole il blocco alto di Pascolo, lavora ancora Teodor, la riapertura per Mbaye, arriva però l'infrazione di passi che toglie la penetrazione al francese. Well, ha fatto passi grandi come una casa, Mbaye aveva, cioè proprio, era già fischiato, cioè finta a sinistra, finta a destra, partenza 0, 4 secondi,
E si aveva proprio cambiato il piede perno. Nel frattempo ancora Omoggbo, uno contro uno contro Mbaye, l'errore del giocatore nigeriano, rimbalzo Pascolo, finisce qui il primo periodo 20-13 per l'Emporio Armani. Si riparte nel secondo periodo, Emporio Armani in vantaggio 20-13 contro la Vittoria Libertas Pesaro. Coach, una Milano in controllo di questo primo periodo, giocando una buona pallacanestro. Buona pallacanestro, 20 punti in trasferta, qualche sbaglio, ovviamente ci saranno gli sbagli. Un grande allenatore ha detto ci saranno gli sbagli, bisogna saper vivere questo qui e cercare di limitare, nel senso che, adesso dopo racconto la storia, qui ci prova Gerald Snow. Ha detto se io in allenamento voglio fermare, cioè dopo ogni azione posso fare, se la difesa subisce un canestro, cioè critico loro, se l'attacco sbaglia critico loro, cioè, quindi bisogna lasciarli giocare. Qui un canestro di Pesaro, anche fatto bene. 20-15 il punteggio. Olimpia che rimane con il possesso del pallone dopo questo tocco difensivo sul pressing proprio della formazione allenata da coach Spiroleca. È entrato anche Gerrels per l'Olimpia, piuttosto opaco nelle ultime uscite tra campionato e Eurolega, 0 punti nelle ultime 3 partite. Nel frattempo Marco Cusin vola a schiacciare. Wow, Cusin sta giocando bene, un bel tiro in sospensione, un bel gioco a due, presa la palla, passaggio schiacciata verticale, saltata senza sfondare, schiacciata, mamma mia Cusin. Monaldi con il blocco di Mica prova a buttarsi dentro, poi il tiro dell'ex giocatore di Chieti che va a realizzare con l'appoggio del ferro e il pallone poi è preda di Jordan Theodor dopo il canestro che mantiene Pesaro sul meno 5. Ancora Theodor cerca Cusin per il consegnato nelle mani di Gerrels, pick and roll proprio per il giocatore americano, lo scarico per Theodor, si butta dentro, ancora uno scarico piuttosto macchinoso per Abbas che però fa un gran canestro allo scadere. Abbas ha palleggio resto tiro e lo sa utilizzare, bel canestro di Abbas, palleggio resto tiro, vieni a cercare di stoppare il mio tiro, non lo farai, farò il canestro, molto bravo Abbas, molto bravo. Il pallone per Mica, il fallo nel frattempo che ferma il gioco da parte di Gerrels lontano dalla palla. Milano rimane sul più 7, prima col canestro di Cusin, poi con questo di Abbas, due azioni davvero belle, o meglio concluse molto bene dall'Olimpia, perché le azioni erano state un po' macchinose. Esatto, gli italiani stanno facendo un buon contributo. E a proposito di italiani, entra Andrea Ancelotti sul parquet per la prima volta nella partita, pivot di 2,12 della formazione pesarese, classe 1988, tanta esperienza in A2 per lui, che inizia nel migliore dei modi la gara con questa schiacciata. Well, molto bene, si è mosso bene, preso bene, controllata la palla, schiacciata, si è trovato libero, buon senso di posizione. Gerrels di nuovo apre per Theodor, ancora il tiro da tre punti per lui, completamente fuori misura e rimbalzo dello stesso Ancelotti che permette a Pesaro di ripartire sul meno 5. Monaldi il consegnato per Ceron, poi il pallone arriva nelle mani di Dallas Moore, uno contro uno, attacca Bass, prova ad andare fino in fondo, la buona difesa di Milano che alla fine recupera il pallone con Moore che è letteralmente deragliato, ma deraglia purtroppo anche Theodor che viene chiuso da Ceron e butta via il pallone. Well, generalmente sono critico di Theodor quando entra in area, però lui era tagliato, non palleggiatore, preso il passaggio, era troppo sotto lui, ha fatto l'entrata lì e quindi i piccoli in area in una maniera o l'altra fanno meglio non andare. Il pallone di nuovo nelle mani di Monaldi che porta sull'uno contro uno a Bass, lavora molto bene a Bass che lo ferma, ancora Monaldi con mille palleggi, riapre per Ancelotti che cerca spazio in mezzo all'area, tiro completamente fuori misura anche per lui e rimbalzo Milano. Lui aveva la possibilità di un semigancio sinistro, non l'ha fatto, scelto un tiro troppo comodo. Gerrels, spazio ancora per lui dalla media e finalmente si sblocca Curtis Gerrels che bene. Torna a segnare dopo tre gare. Molto bene Curtis Gerrels, non è al 100% lui, però ci mette l'anima.
Ottimo blocco anche di Cusin, che lo ha letteralmente smarcato sulla situazione precedente, mentre qui il fallo su Dallas Moore di Jordan Theodore, che lo manda lunetta contro Tirini. Mai cercare, infatti pianeggiare, mamma mia, mai cercare di stoppare chi tira da tre punti o chi tira in sospensione. Qui è rimasto stampato sul blocco di Ancelotti Theodore, ma ormai l'uomo era perso e davvero l'unico risultato poteva essere quello del fallo. Infatti Pianigiani lo sta spiegando. Pianigiani dice, ma Jordan, ma un fallo su Moore che è devastante nei tiri liberi, che è anche molti tiri. Speriamo che sbagli, però sei stato stampato su un blocco, lascia stare, ti aiutano, due su due, ma non cercare di stoppare chi tira da tre, non lo fare. Pianigiani l'ha detto. Ho tradotto per Pianigiani, in poche parole. Anche perché Moore, che sbaglia il terzo tiro libero, tira i liberi con l'88%, yeah. Quindi evidentemente non è un cliente da mandare in lunetta, anche se in questo caso poi ha chiuso solo con due punti, mentre viene fischiato il fallo in attacco, yeah, a Marco Cusin. Yeah. Due falli in attacco per Milano questa sera, uno di Terceschi, uno di Cusin per i blocchi irregolari e... l'interpretazione non perfezionabile, cioè perfezionare cosa vuol dire? Fai un mini passo qui perché così il mio angolo è migliore. No, star fermo, tocca a lui, il tuo compagno, di sfruttare il tuo blocco. Tu non devi fare niente se fai un blocco, che stare fermo, punto. E adesso ancora Davide Pascolo da numero 5, perché e rimane in panchina anche Tarceschi. Terzo fallo per Cusin, due ne ha Caleb Tarceschi. Milano allora vuole giocare con un quintetto più dinamico con Mbai e Pascolo. Magia di Theodore che lancia in contropiede a Vudua Bassa a realizzare il 28-21. Timeout per Pesaro. Uno dei migliori contropiedi di Milano quest'anno, cioè sono scattati, hanno riempito le corsie giustamente. Theodore ha fatto un bel passaggio a bacio per Abbas. Cioè, ha passato da dietro la linea di tiro libero, non ha fatto l'uno contro uno fino al canestro, è stata una vediamo qui. Guardate qui come ha strappato. Strappato. E guarda come parte. Theodore Abbas e la sua 4% è andata a concludersi con una schiacciata, non si poteva fare meglio. Anzi, Theodore ha quasi fatto il passaggio da dietro la linea di metà campo, Sandro, quindi... è generalmente rischioso, però bravissimo, ha visto il suo compagno più avanti e con un bel passaggio dolce al compagno ha proprio fatto scattare il contropiede. Un bel contropiede, mi piace l'Olimpia quando gioca così. E allora Pesaro è andato a chiamare minuti di sospensione per fermare proprio questo buon momento dell'Emporio Armani. 28-21 per i biancorossi, che rimangono in controllo senza però riuscire ancora a scappare nel punteggio. Però in questo momento sembra che l'Olimpia abbia proprio la partita in mano. Stanno, hai detto tu, controllando la partita senza uccidere la partita. Rimessa dal fondo per Pesaro, Theodore prova a metterci anche un po' di pepe in difesa tutto campo, ma rimane comunque libero Ancelotti e il pallone sarà dato proprio a lui, che poi va a servire in cabina di regia Monaldi. Il pallone in punta per Cuxis, che ritorna sul parquet, uno dei migliori tiratori da tre punti del campionato, il giocatore lettone ci prova ancora corto, 0 su 3 in questa serata per lui. Corre Pascolo con il pallone e adesso è preda di Jordan Theodore. Riapre per Gerrers, ancora Theodore, il blocco con Mbaye, poi la ricezione del francese che si porta in avvicinamento uno contro uno, trova Pascolo che subisce il fallo e andrà in lunetta con due tiri liberi. Secondo te, Fran, Mbaye poteva tirare, Sandro, o no? Cioè, è stata una bella azione, cioè, per me è un po' nuova questa azione dell'Olimpia, però diversi che sfruttano il blocco in alto, ma uno schema concepito molto bene e eseguito molto bene. E se qui Mbaye ha rifiutato un po' il tiro, alla fine sì, ha trovato Pascolo praticamente libero sotto, che poi ha subito il fallo, intanto va a sbagliare il primo tiro libero, però se non altro Milano ha comunque aggiunto un fallo allo score della vittoria Libertas Pesaro. Secondo tiro libero per Dada Pascolo, 1 su 2 per lui e 29-21 a Milano.
e a 29-21 più 8 Milano, e stanno difendendo bene anche Milano, se per gli altri se 21 punti in 15 minuti non è un granché. Il pallone per Ceron, la riapertura nelle mani di Ancelotti, poi di nuovo Ceron che prova a incunearsi nel pertugio che gli ha lasciato la difesa. Ancelotti da tre punti fuori misura, rimbalzo Pascolo, Milano vuole correre, prova a andare Theodor fino in fondo, lo scarico per Abasta, tre punti! Wow! Qui Theodor quasi ha violato la regola di attraversare la linea di tiro libero, però ha cacciato il passaggio indietro, in americano si chiama snap back pass, cioè sparare il passaggio dietro, molto bene Theodor. Due bei azioni, due bei contributi. Mica si butta dentro contro Pascolo, fuori misura, si lotta a rimbalzo. Non vale il canestro di Ancelotti per effetto del fallo a rimbalzo di Gerrels. E il quarto fallo per l'Olimpia, che così accende la lampadina del bonus, ma non manda ancora in lunetta la formazione avversaria. Secondo fallo di Gerrels, rimesso dal fondo di Dallas Moore. Yeah. Fondo, rimessa a fondo, fallo tattico se vogliamo. E per evitare ovviamente di subire un canestro facile da un giocatore almeno 30 cm più alto di Gerrels, nel frattempo la penetrazione di Pesaro, l'errore, si lotta ancora a rimbalzo, tanto spazio per Moore, da tre punti si blocca il numero 14, capocannoniere della Serie A. Molto buono l'impegno di Pesaro a lottare per controllare il rimbalzo d'attacco, premiate con un bel canestro da tre. Ancora spazio per Abbas, un po' incerto in questo caso, poi però il rimbalzo di Pascolo che finta di attaccare, poi si torna ad affidare a Theodore il palleggio ancora del playmaker americano, lo scarico extra pass, in questo caso nessuno vuole tirare, alla fine deve farlo Gerrels, il pallone però esce. Hai detto tu, qualcuno rinunciato, però un altro bel gioco di Theodore. Moore si sente in ritmo, prova a zannare il suo match ma sbaglia da tre punti in transizione, ancora Milano con il ritmo piuttosto alto, la finta di Gerrels, lo scarico per Mbaye che va a subire il fallo ancora sotto canestro, praticamente identico a quello patito da Pascolo. Esatto, ma ottimo, e qui Gerrels veramente in aria, sapeva dove andava il passaggio, molto ben fatto, e Milano sta giocando molto bene in attacco, molto bene in contropiede, buonissima circolazione da palla, nessuno sta palleggiando troppo, qualche volta quando Milano si inceppa in attacco troppi palleggi, in questo frangente qua molti passaggi e stanno giocando bene in attacco. Due tiri liberi per Mbaye che va a realizzare l'ottavo punto della sua partita, piuttosto concreta sinora la gara del giocatore francese nativo di Bordeaux, 1989, il suo anno di nascita, secondo tiro libero per lui, anche questo a segno, e di nuovo doppia cifra di vantaggio per l'Emporio Armani. 34-24, ma sai Pesaro, tu sei Pesaro, niente da perdere, ok? Tu giochi tutto, sei ispirato contro Milano, grande tradizione fra le due squadre, diverse finali scudetto, tanto per dire, quindi loro ci sono. E va a realizzare Mica dalla media, giocatore interessante soprattutto in prospettiva futura, il pivot mormone della formazione pesarese che ha già realizzato 9 punti nella sua gara. Di nuovo lavora per linee esterne l'Olimpia con Gerrels che si sblocca anche dall'arco. Gerrels, è buona circolazione di Milano, ancora più 11 per Milano, 37-26 per i biancorossi che aggiornano il massimo vantaggio sulle 11 lunghezze di vantaggio, appunto l'errore al tiro di Pesaro, la stoppata di Pascolo su Ancelotti, Milano prova a correre di nuovo, c'è Theodor che cambia passo ma viene cancellato da Mica, contropiede di Pesaro, prova a correre, tiro da tre punti in transizione di Ceron che va a segnare. Contropiede, piccolo in aria, stoppata, contropiede, tiro da tre, canestro. Milano poteva andare a più 13, coach, e invece
Adesso sono 8 i punti di vantaggio dell'Emporio Armani quando mancano 2 minuti al termine del primo tempo. Ancora Geras fa saltare Mica, poi apre per Mbaye, fuori misura il tiro. Pascolo a rimbalzo, però sbaglia clamorosamente da sotto. Il pallone di nuovo per Pesaro, ancora fino in fondo la penetrazione, fuori misura in questo caso degli esterni pesaresi. Ancora un contropiede per Milano. Pascolo, in qualche modo il pallone rimane bianco-rosso. Con confusione sul parquet. Un contropiede non eseguito come le altre prima, troppo vicino il passatore ricevitore. E qui Goodluck dentro, Gerald's e Pianeggiani. Colloco con Gerald, Gerald veramente l'ascolta. È messo dal fondo per l'Emporio Armani con 1.32 da giocare. Ricordiamo che poi l'Olimpia sarà impegnata venerdì sul parquet del Pireo contro l'Olympiakos, seconda in classifica in Eurolega. Finirà a provare il colpaccio con, potrebbe esserci anche l'esordio di Kuzminskas. Il pallone tornando in cronaca diretta per Gaudlock, il blocco di Pascolo, alza la parabola, Gaudlock fuori misura, appena entrato, appena entrato e anche un po' lontano per questo tiro per lui, un metro più indietro della zona efficace. Ancora Moore si butta dentro, alza la parabola, anche lui. Ancora contropiede per Milano, Theodore alza malissimo per Mbaye, allora c'è il contropiede per Pesaro, ma alla fine il canestro viene convalidato nonostante l'errore al tiro di Monaldi, perché secondo gli arbitri il pallone è stato toccato in modo irregolare da Mbaye. 37-31, un altro contropiede sbagliato a Milano e segnato da Pesaro. Sì, qui troppo voluto questo passaggio parabola, è un'idea. Coach, vorresti chiedergli a Theodore perché? Esatto, esatto. Anzi, per me, Theodore palleggia il resto tiro dalla linea di tiro libero. Lui è un ottimo tiratore, è un buonissimo palleggio il resto tiro, un ottimo jump shot. Cioè, io vorrei vedere lui leggermente più egoista, non per entrare, ma per tirare. Arrivare lì, infatti, Pianeggiani, wow, Pianeggiani, poco, mi piace Pianeggiani così, spatela. La cosa per, spatte anche questa per terra e dice: "Wei, non mi piace questa roba qua, abbiamo mangiato dei contropiedi e non ci sto bene." Vuole dare un segnale alla sua formazione che ha staccato un po' il piede dall'acceleratore dopo aver toccato il più 11, adesso più 6, e l'Olimpia in quest'ultimo minuto dovrebbe rimettersi un po' in carreggiata per non lasciare a Pesaro la speranza di potersi giocare la partita. Well, Simone Pianeggiani adesso è veramente poco felice, molto arrabbiato e poco paziente con gli errori, e fa benissimo, fa benissimo. Allora si riparte a giocare in quest'ultimo minuto di primo tempo, precisamente proprio 60 secondi con i quali si torna a giocare. Theodore, ancora la zona di Pesaro con la prima linea formata da Moore e Monaldi, 2-1-2 con Mica in mezzo. Milano prova a girarla per linee esterne, tanto spazio per Gaudlock che sbaglia da tre punti, il pallone esce, alla fine Milano ha trovato un tiro ottimo, però non la segna. Buona circolazione della palla, buona azione di Milano, e questa volta molto bene Theodore. Le parole di Pianeggiani mi stanno rimbombando nelle orecchie adesso, ok? Monaldi di nuovo per Pesaro, che vuole attaccare con calma, adesso ha una dozzina di secondi per farlo. Milano in ogni caso avrà l'ultimo attacco. Ancora Monaldi con il pallone, Omogbo da tre punti, di nuovo fuori misura, rimbalzo per Jordan Theodore che può gestire l'ultima azione dell'Olimpia con il consegnato nelle mani di Gaudlock. 10 secondi per lui, è arrivato il blocco di Pascolo, è arrivato il cambio di Mica su Gaudlock, tiro di Andrew Gaudlock, in e out il pallone, e finisce qui il primo tempo. Più 6 per l'Olimpia, 0 punti però per Milano negli ultimi 2 minuti, 37-31 per l'Emporio Armani. Si riparte all'Adriatica Arena di Pesaro, 37-31 per l'Emporio Armani, un po' distratta nel finale di primo tempo dopo aver ben gestito il match, e qui
per fortuna che Mica non riesce a completare la layup, se no il parziale di Pesaro Coach sarebbe andato avanti. Veramente era liberissimo lui, passaggio non precisissimo. Milano riparte con Mizov, Tarceschi che va a schiacciare Cinciarini, Mbaye e Gaudloc per andare a completare il quintetto. Grande schiacciata di Tarceschi che inizia la ripresa nel modo migliore. Il pallone di nuovo per la Vittoria Libertas. Muro vuole attaccare in uno contro uno, apre per Omogbo, ancora fuori misura il tiro da tre punti del nigeriano che è 0 su 5 dall'arco. Molto fuori per quanto riguarda il tiro da tre, però è presente lui per altre cose. Miglior rimbalzista del campionato a quota 10 e per ora assolutamente in linea per rimanere su quella cifra. Si butta dentro Mizov, riapre per Mbaye, fino in fondo ancora Caleb Tarceschi a schiacciare, tiri ad alta percentuale. Buonissima posizione di Tarceschi, che non è una sua forte, ok? Più 10 Milano. E dopo un primo tempo da zero punti sta cambiando passo nella ripresa il pivot dell'Emporio Armani. Ancora Omogbo per Cuxis, si apre di nuovo il nigeriano. Milano lo sfida al tiro, questa volta Omogbo vuole attaccare e va a realizzare con un bel movimento in virata. Una virata, una pirouette, una Veronica quasi, ok? Quindi molto ben fatta da Omogbo. Il pallone di nuovo per l'Olimpia che aveva ritoccato di nuovo la doppia cifra di vantaggio. Ancora la zona di Pesaro per interrompere un po' il fluido dell'attacco milanese. Cinciarini dalla media a segno con convinzione il palleggio arresto e tiro del capitano. Molto bene Cincia, quando lui gioca così veramente è un giocatore importantissimo. Moore anche lui dalla media va a realizzare il mancino americano della VL, arriva a quota 10 punti. E loro sono sempre in partita, meno un po' di cenno a zona 2-3. Il pallone per Mbaye che appoggia al ferro, anche lui è nella partita, un altro bel canestro per il nuovo più 10 biancorosso. Più 10, mano sinistra Mbaye che è la mano più distante dal difensore, che è una tecnica perfetta. 45-35, si è partiti con gli attacchi scatenati per le due squadre, soprattutto per Milano che ha fatto 8 punti in questi 2 minuti e 40 secondi di match. Dall'altra parte Mika vuole attaccare proprio Tarceschi, il tiro cadendo all'indietro dell'americano, anche questo va a segno e qui però ci si poteva fare poco, qua è talento dell'attaccante. Sì, lui cadendo indietro, uno alto, palla dietro la testa, è impossibile stoppare senza far fallo. Buona idea di non cercare la stoppata. Cinciarini di nuovo, 7 secondi per andare al tiro. Gaudloc dentro per Tarceschi, chiuso nel raddoppio. La palla con spazio per Mizov che sbaglia. Tarceschi tocca ma non controlla il rimbalzo. Prova a correre Omogbo a tutto campo il nigeriano e poi arriva il fallo proprio sul numero 2 della Vittoria Libertas. Omogbo è un giocatore proprio atletico, guarda l'atletismo che ha lui, proprio energia che lui mette, proprio molto ma molto. Poi Pianigiani non perdona questo, cioè proprio il fallo poi è arrivato da Mizov e non da Mbaye, manda Omogbo in lunetta con due tiri liberi, il primo fallo della ripresa di entrambe le squadre. Sono due liberi dunque per il numero 2 a disposizione di Spiroleca, va a realizzare il primo, il giocatore classe 1995, doppia doppia di media per lui che è il miglior rimbalzista del campionato con 10,3 rimbalzi a partita e 2 su 2 anche in questo viaggio ai liberi. Lui è, hai detto tu, 0 su 5 da 3, ma in partita zona pressing 2-2-1. E palla sporcata da Pesaro che
nonostante questo comunque permette a Milano di superare la metà campo, perché la palla è scivolata oltre la metà campo, però fa capire all'Olimpia che non ha alcuna intenzione di arrendersi la formazione marchigiana. Tanta pressione di Ceron su Cinciarini, che poi riapre per Mbaye, di nuovo Gaudloch uno contro uno, palleggia il resto tiro, tiro lungo di Gaudloch, rimbalzo di Moore, e già dall'altra parte Moore che si lancia completamente in attacco, rimbalzo di Omogbo che va a realizzare. Well, qui tiro sbagliato, contropiede in faccia, sbagliano, tap in, perché nessuno taglia fuori quando c'è contropiede. Questo è uno dei grandissimi vantaggi, contropiede. Mizov, Milano prova a rimanere in controllo della gara, ma Mizov butta via un brutto pallone, ancora contropiede di Pesaro, ancora con Omogbo, alza la parabola, va a realizzare con il fallo il centro nigeriano. Well, qui da meno 12 sono a meno 2 adesso, anche un bel passaggio qui in contropiede, e Omogbo che non chiede niente, proprio dammi la palla, ci penso io. Fra l'altro, Cinciarini, ragazzo pesarese fra l'altro, ok, quindi ex in tutto e per tutto. Gioca in casa, Cincia. Terzo fallo anche di Tarceschi come Cousin. Ci sarà il libero supplementare per Omogbo per ulteriormente riavvicinare Pesaro, che in un amen, coach, dal 35-45 è tornata ad un passo, anche se adesso sbaglia il libero, e ha riacceso la partita. Ancora pressing. Pressing molto efficace. Tarceschi dovrebbe farsi vedere per ricevere, o lui o Mbaye, un lungo taglia dietro fra un difensore e l'altro per ricevere. Il pallone per Gaudloch, arriva il cambio di Mika. Gaudloch vuole forzare l'uno contro uno, non riesce a segnare questa sera, adesso prova anche a lanciarsi a rimbalzo per dare comunque un segnale di voler recuperare il pallone. Ha preso un brutto colpo non intenzionale, tutti e due andavano per la palla, non ha visto. Adesso si rialza, rassicurato da Leca, è solo caduto male, e che non segna stasera, però se non altro con questa azione ha fatto vedere di voler fare qualcosa in più. Esattamente, Ceron non ha fatto il fallo intenzionalmente, però Gudelock ha preso una caduta, è uscito un attimo, però Gudelock è un duro, uno che è abituato ai playground, figurati lì caduti sull'asfalto, quindi Si metterà a posto subito. Il pallone per Moore in cabina di regia, poi con Cuxis che prova ad aprirsi, lasciato libero sotto canestro, ma il pallone non gli arriva. Ancora Moore va fino in fondo, fallo di Teodor che lo manda in lunette. Adesso l'occasione di pareggiare, Pesaro ce l'ha col suo miglior realizzatore. Assolutamente, ma vediamo se Teodor ha... Cosa dici? Tanto cuoio, un po' di palla, e che probabilmente il Jolly l'avevano già lasciato con Monaldi nel primo tempo, con quell'azione che poi aveva lanciato il contropiede di Abbas, ed è molto raro vedere due palle rubate così da un giocatore su una penetrazione degli avversari, ed è parità. Parità, 45, complimenti a Pesaro che non ha mollato la presa, abbiamo detto bisogna sapere uccidere le partite. E Milano non l'ha fatto e si trova con Pesaro col fiato sul collo qua. E 10-0 di parziale della formazione marchigiana, che è andata a impattare. Ancora Mizov per Gerrels, arriva il fallo lontano da canestro di Mika, che questa volta non è riuscito a contenere le esuberanze di Tarceschi. Vediamo qui, se vediamo Tarceschi che taglia e Mica la braccia qui, e qui ha preso bene posizione Tarceschi, senza sbracciare, senza portare il corpo troppo contro Mika, che non è caduto, e la palla di Milano. Tecnica perfetta di Tarceschi, lui deve giocare con questo tipo di intelligenza, questo tipo di tecnica, è capace di farlo. Rimessa dal fondo per l'Olimpia, ancora pallone affidato nelle mani di Vlado Mizov. Jordan Teodor in cabina di regia, il blocco alto proprio di Tarceschi che poi riblocca subito in punta, la palla è per lui per la schiacciata del più 2 biancorosso di Milano. Well, Tarceschi oggi molto presente in questi pick and roll per la schiacciata, ne ha 3 canestri, 3 schiacciate.
Il pallone adesso è per la squadra padrone di casa con Ceron che spara da tre punti, tiro totalmente scentrato. E allora il pallone di nuovo per Theodor. Milano prova a riallungare nel punteggio, ma c'è il fallo in attacco sotto canestro di Curtis Gerrels, che aveva provato a liberare il compagno con un blocco e invece è andato troppo in movimento. Il nostro Piccoli fanno anche i blocchi in attacco, terza volta che mi ha perso una palla con un blocco irregolare, perfino un Piccolo. Mentre rientra Monaldi per Ceron, e è proprio Monaldi a gestire il pallone. Anche un Mogbo di nuovo sul parquet dopo un attimo di pausa. Monaldi si butta dentro, appoggia al tabellone, perdonatemi, era Moore ed è andato a realizzare la nuova parità a quota 47. Yeah, Pesaro giocando molto bene in questa frangente qua, e Milano deve resistere e trovare modo per riaprire il divario. 47 pari per ora, ancora Theodor, il tiro da tre punti di Mizov fuori misura, si lotta a rimbalzo, non basta il tocco di Mbaye, ma il pallone di nuovo della formazione di casa con Moore, potrebbe anche mettere la testa avanti la Victoria Libertas. Mika si gira frontale, il tiro è storto, il rimbalzo di nuovo di Amate Mbaye, molto forzato di Mika, ok, molto, cioè, gira, ha fatto uno così prima, ma alto quoziente di difficoltà. Tre minuti al termine del terzo periodo, qualche difficoltà di troppo per l'Emporio Armani. Adesso Mbaye riapre per Gerrels, le finte del giocatore biancorosso, si butta dentro Gerrels a realizzare allo scadere dei 24 secondi con la penetrazione con la mano destra che non è quella forte. No, qui Mbaye ci prova da fuori. Vediamo la lotta a rimbalzo dove poi era venuto fuori Omogbo, mentre qui il fallo su Curtis Gerrels che è andato a realizzare proprio allo scadere dei 24, e arriva un timeout sul campo per un momento che per l'Olimpia in questo momento non è dei migliori. Coach, adesso con Gerrels l'Olimpia è tornata in vantaggio, ma prima gestiva il vantaggio, adesso siamo lì e solo più due. Esatto, hai detto tu, Sandro, quando tu cerchi di gestire così, non può finire bene, ok? Quindi l'altra squadra sente questo, si impegna come Pesaro, squadra di grande storia, grande tradizione di giocatori prodotti da Pesaro, Sandro Riminucci, tanto per citarne uno, ok? E anche altri campioni che hanno avuto loro. Io ho allenato contro di loro negli anni 80, quando avevo io l'Olimpia, e Pesaro, con Peter Skansky, con Asa Nikolic, con diversi allenatori, con Walter Magnifico, Ario Costa, general manager della squadra adesso, Domenico Zampolini, Andrea Gracis, grandissima squadra. Okay. E due finali vinte per te contro l'allora Scavolini, che poi invece vinse il titolo nell'88 con per 3-1. Sì, Bianchini, e c'era Franco Casalini per Milano, e poi Franco ha vinto il titolo l'anno successivo contro Livorno, l'anno peraltro in cui Milano vinse comunque la Coppa Campioni a Gand, quindi comunque fu una grande soddisfazione quella stagione. Ma torniamo qui all'Adriatic Arena, dove si gioca sul 47 pari. Dallas Moore riapre per Monaldi, prova ad andare fino in fondo Monaldi, arriva il fallo di Theodor, sono due tiri liberi per Pesaro, perché Milano ha esaurito il bonus e Pesaro può anche andare in vantaggio. Yep, well, qui piccola responsabilità. Terzo fallo di Theodor. Yeah, Theodor è un pochettino in difficoltà in difesa qua. Più uno Pesaro, che mette la testa avanti per la prima volta praticamente nella partita, perché Milano era partita 8-0, e dunque è davvero il primo vantaggio della formazione marchigiana, che però sbaglia il secondo tiro libero e dunque mantiene solo un punto in vantaggio. Milano ha partito 8-0, quindi tutto il resto è di seguire, sono arrivati a meno uno qualche volta, adesso più uno. Gerrels ancora fino in fondo, arriva il fallo per
Pesaro, solo il secondo fallo, il fallo era sul palleggio da parte di Moore e dunque sarà rimessa dell'Olimpia ancora con un punto da recuperare. Qualche dubbio mio, capisco la decisione che è successo lontano dal canestro, però ha continuato il movimento, cioè per proseguimento, non so se potevo o meno. Nel frattempo Theodore finalmente col palleggio arresto e tiro, coach arriva il più uno dell'Olimpia. Oh Theodore, grazie Jordan Theodore, ha fatto vedere quello che sto dicendo io. Tu hai un buon palleggio arresto e tiro, utilizzarlo di più. Moore contro Abassa, adesso c'è lui sulle piste del miglior realizzatore del campionato, mentre Omogbo sotto canestro viene ben chiuso da Tarceschi. Di nuovo Moore deve tirare lo scadere del 24, è corto il rimbalzo toccato da Monaldi e da Theodore, il pallone è di Milano con un punto di vantaggio e adesso può allungare. Buonissime le due squadre per impegno, la seconda volta che vediamo palla uscire, ben contatto, onestissimo il contatto prima, onestissimo adesso, veramente le squadre si stanno impegnando, apprezzo questo. Squadre che non stanno segnando da tre punti in questo terzo periodo, l'avete visto nella sovraimpressione di un attimo fa, mentre arriva un fallo sulla penetrazione dei biancorossi. 0 su 3 per Milano, 0 su 3 per Pesaro, scatola che si apre di meno soprattutto per l'Olimpia, che a fine primo tempo avevamo visto era in vantaggio praticamente perché aveva realizzato due triple in più degli avversari. Rimessa dal fondo per l'Emporio Armani, terzo fallo di Bertone, il giocatore italo-argentino arrivato in questa stagione alla Victoria Libertas. Nel frattempo arriva un cambio per Pesaro, entra Ceron proprio per Pablo Bertone. Ceron è uno specialista nel tiro da tre, molto maturato, classe 92. Nel frattempo Gerrels, a proposito di tiro da tre, prova ad alzare la palla per Tarceschi, intercettata dalla formazione di casa. Omogbo di nuovo per Ceron, questa volta ottima difesa da parte di Gerrels che ci mette tanta pressione, non c'è violazione di campo perché l'ultimo tocco è biancorosso. Ancora Ceron da tre punti, ancora un errore dall'arco da parte delle due squadre, 0 su 7 in coppia per Pesaro e Milano in questo terzo periodo. Gerrels adesso si alza da tre punti e si sblocca l'Olimpia dall'arco ed è più 4 grazie a Gerrels. Well, appena hai detto tu che nessuno si ciappano da tre, Bing Gerrels, ci pensa lui. 2 su 3 dall'arco per Gerrels che in questa serata sta provando a tornare a realizzare. Mamma mia. A proposito di triple, ecco qua, finalmente mi viene da dire Sandro, quella di Omogbo dopo 5 errori. Hai scatenato tutti Sandro con questa osservazione che era giustissima, 0 su 7, adesso 2 su 2, questo è il basket. E prima o poi qualcuno ovviamente doveva segnare, qui vediamo Pianigiani parlare con Mbaye perché lo vediamo qui nel replay, adesso lo vedete là in mezzo all'area, ha completamente lasciato libero Omogbo, che è vero coach che era 0 su 5, ma se un giocatore prende 5 tiri da 3 punti vuol dire al che 29esimo vuol dire che lo sa fare, esatto. E prima o poi per la legge dei grandi numeri segnerà e paradossalmente più errori fa più potrebbe alzarsi la percentuale del canestro. Nel frattempo Theodore sbaglia, ultimo tiro per Pesaro, 7 secondi, è proprio Mogbo che vuole correre, poi si affida a Ceron, deve tirare da tre punti, fuori misura Pesaro, finisce 52-51 il terzo periodo ancora in favore dell'Emporio Armani. Si riparte subito punto a punto questa prima gara del 2018, 52-51 per l'Emporio Armani sul campo dell'Adriatic Arena che l'Olimpia non viola dal 2015, ultime due sconfitte sul campo della Victoria Libertas nelle ultime due stagioni, vediamo se sarà questa l'occasione giusta, ci prova a farlo con il canestro di Jordan Theodore. Jordan Theodore ha violato il mio regolamento di non entrare in area. E l'ha fatto bene perché ha segnato e ha usato il ferro a protezione. Ah, bravissimo, hai detto bene Sam. Il pallone per Omogbo, cerca il backdoor di Moore, arriva alla fine l'infrazione di piede da parte di Abbas, dunque il pallone sarà di nuovo della formazione
di casa con il cronometro riciclato a 14 secondi. Omogbo contro Mbaye, poi di nuovo il pallone per Monaldi che rischia di perderlo, alla fine è Moore che dovrà mettersi in proprio con 5 secondi sul cronometro, trova in qualche modo Ancelotti, il semigancio con la mano sinistra, il tiro è corto, Milano prova a correre a tutto campo, Mbaye sbaglia clamorosamente da sotto dopo che Teodoro aveva imbeccato nel migliore dei modi, sbaglia però Cheron da 3 punti e adesso Milano abbassa il ritmo. Hanno cercato il contropiede lì e mi è piaciuto molto, tranne la conclusione. Eh sì, forse il passaggio era molto rischioso, clamorosamente è arrivato perfetto ad Mbaye che però proprio per quello forse non si aspettava il pallone, non è andato a concludere nel migliore dei modi, mentre adesso Milano va a subire il fallo con Abbas. Cheron ha fatto il fallo cercando di fermare Abbas, rimessa. Secondo fallo per lui. Secondo fallo di Cheron, rimessa dal fondo per l'Emporio Armani, rientra Bertone sul parquet, la ricezione da parte di Gerrels, la finta contro Moore, la doppia finta per lui, ancora la palla per Gerrels, va fino in fondo ma gli manca l'ultimo passo per andare a chiudere. Ehi piccolo in aria, è terra di nessuno, è terra di Marco Cousin, è terra dei lunghi, ci prova anche Moore e il pivot bianco rosso lo cancella. Vale anche per Moore che è un primo realizzatore del campionato, un piccolo entra in area, bing, stoppata. Il pallone per Bertone, accetta il cambio Mbaye, poi l'oriundo prova a buttarsi dentro, grande posizione di Jordan Theodore e fallo in attacco di Pablo Bertone. Bertone non è convinto, ma io sono convinto, molto bravo Theodore. E l'ha preso proprio in pieno. Noi abbiamo visto Pianigiani fra terzo e quarto periodo parlare con la squadra, niente disegni, faccia a faccia con tutti dicendo: voi avete lasciato loro rientrare in partita, non avete chiuso la partita, non mi piace. Prova a buttarsi dentro ancora Theodore, palleggio arresto e tiro, coach. Palleggio, diciamo una lacrima come dici, però palleggio arresto, bravissimo Theodore, bravissimo. Ed è riuscito a superare l'opposizione delle lunghe leve di Ancelotti che è alto 2,12 m. Bravissimo Theodore, bravissimo. Omogbo prova ad attaccare sul lato sinistro, lo cancella Mbaye e allora Milano può correre con lo stesso Theodore. Arriva il blocco di Cousin nell'angolo Mbaye, il tiro però è corto, Milano rimane vicino. Però Mbaye non ha rinunciato al tiro, cioè, hanno giocato con buon ritmo, mi è piaciuta l'azione. Due stoppate consecutive della difesa biancorossa che prova a crescere, prima ancora uno sfondamento subito, adesso il tiro sbagliato da Bertone e il rimbalzo di Abbas. Abbas è un ottimo rimbalzista, noi pensiamo lui attaccante, tiratore, schiacciata, terra 3, ma anche un buon rimbalzista e un buon difensore. Proprio Theodore con il pallone in mano va a prendere il fallo di Monaldi, il terzo fallo del quarto periodo per Pesaro. Milano invece non è ancora utilizzato nessuno. No, esatto. E questo time out sul campo. Direi di sì. Lo dico io, ragazzi, sono partiti bene 4-0 loro, 3 falli di squadra noi, ci siamo messi in difficoltà perché Milano comincia a tirare tiri liberi per ogni fallo dopo, non so, 4 minuti di questo periodo, negativissimo per Pesaro. Che giustamente arrivata a meno 1 al 30esimo, adesso Pesaro se la vuole giocare. Qui vediamo uno dei canestri del parziale di 10-0 che ha riportato Pesaro in parità, se la vuole giocare, quindi giustamente chiama time out nel momento in cui Milano anche solo va più 5. Oh yeah. Buonissimo time out qui dell'Eca che veramente gli parla qui per dire: ehi, non sprecare occasione, noi non possiamo regalare niente a nessuno. E allora vedremo poi come torneranno le squadre sul parquet dopo il time out chiamato dal coach albanese della Vittoria Libertas Pesaro, da tantissimi anni ormai nella cittadina marchigiana, ha fatto tutto il cursus honorum dalle giovanili all'assistentato per poi l'anno scorso a metà stagione essere promosso a capo allenatore e aver salvato letteralmente la squadra dalla retrocessione, come spesso ormai sta facendo Pesaro negli ultimi anni, ossia
riuscire a salvarsi nelle ultime giornate con squadre con le quali poi lancia determinati giocatori. Assolutamente, quindi tifosi Pesaro tutti in piedi, applaudire con t-shirt rosso con Pesaro scritto molto, cioè, sono veramente grandi tifosi, grandissimi. Rimessa dal lato per l'Emporio Armani, affidata a Gerels, l'arbitro Weidman gli dà il pallone e sarà Teodoro a gestire il primo possesso, 7 minuti circa al termine del match. Teodoro rischia di scivolare, poi si allontana, ancora la pressione di Bertone, la riapertura per Pascolo da 3 punti, fuori misura, bravo Teodoro a prendere il rimbalzo, nuova azione a disposizione dell'Emporio Armani con Gerels che cerca di mettere a posto la situazione. Anche Gerels ci prova dall'arco per il più 8. Wow, Gerels, un tiro assassino qui. Simone Pianeggiani voleva un po' di killer instinct, devo dire, qui con queste 7-0 per aprire quarto quarto, Milano ha fatto vedere finora ciò che lui cercava. Cuxis da 3 punti, fuori misura e il tap-in però di Mica che tocca morbidamente il pallone e riesce a dare i primi punti dopo 4 minuti alla formazione di Pesaro. Il pallone di nuovo per Gerels, adesso lo scarico nelle mani di Cusin che ovviamente cerca di lavorare col consegnato, arriva ancora il fallo di Pablo Bertone, accende il bonus la formazione pesarese dopo il fischio di Attard e ancora Cerone in campo al posto dell'oriundo argentino Pablo Bertone. Ecco qui, lo andiamo a vedere qui nel replay il fallo. Ovviamente così ha fatto un buon passaggio consegnato subendo pure il fallo e ha provato a forzare il blocco Bertone, è arrivata la chiamata degli arbitri, nel frattempo va fino in fondo Teodor che comunque nonostante le leve degli avversari è una situazione che ha dimostrato almeno nel campionato di saper gestire. In Eurolega ovviamente fa molta più fatica, meno però l'ha avuto la buona lettura, convinto, è andato dentro e violata il mio regolo, però ha avuto ragione lui. Il pallone ancora per Muro, mille palleggi per l'esterno pesarese che va a sbagliare, ancora Mogbo a rimbalzo, questa volta però non realizza, più 8, palla in mano, occasione importante per l'Olimpia per iniziare a segnare questa partita. Mogbo ha sbagliato le cose che non doveva sbagliare per peso, Milano deve saper approfittare. Teodor Cusin, il pallone intercettato da Pesaro, infrazione di campo perché secondo gli arbitri i giocatori di Milano sono gli ultimi a toccare prima che il pallone sia andato dall'altra parte. Nel frattempo Mica ha preso anche un colpo ma ha recuperato la palla. Passaggio consegnato non fatto bene questa volta e entra Cinciarini nel frattempo Milano per Teodor e arriva un nuovo minuto di sospensione, anzi no, si erano alzate tutte e due le panchine ma era solamente il cambio che voleva inserire Andrea Cinciarini sul parquet. Lo vediamo qui inquadrato, lui proprio nativo di Pesaro, classe 1986, capitano della scorsa stagione dell'Emporio Armani Milano. Il pallone nelle mani di Omogbo, poi la mezza ruota per andare a liberare Ceron che però non si prende il tiro. Cuxis, di nuovo il giocatore lettone, accetta il cambio Cusin, lo batte bene Cuxis, la palla sotto per Mica che va a realizzare perché il tocco di Abbas è irregolare. Se ci sarà un replay vedremo, la mia sensazione è che abbia messo la mano all'interno della retina, vediamo se il replay ci aiuta a vederlo ed eccolo qui, l'ha proprio tolta da dentro. Non puoi toccare la rete. Il pallone sul più 6 per l'Olimpia, Gerels, qui invece coach hai decisamente ragione tu, deraglia letteralmente, per fortuna che l'ultimo tocco è di Pesaro. E poi la cosa che non mi piace dei piccoli, rischiano l'infortunio, Gerels è troppo importante, ok? Tiro è troppo importante, Godolac uguale i nostri piccoli, se vanno dentro lì ci sono queste bestie qui, o Mogbu ti aspetta?
Entra Tarceschi per Cusin nel frattempo, per l'Emporio Armani, rimessa per Cinciarini che va a fare un grande canestro del più 8, tutta l'astuzia del capitano milanese. Well, lui è bravo in questa Italia, quando lui non fa la rimessa, movimento senza palla, riceve sotto il canestro e segna. Omogbo da tre punti e ancora segno, lo ha dimostrato di poter avere questo tiro. Anche quando ha sbagliato ha sempre tirato con convinzione e adesso Pesaro rimane a meno 5. Assolutamente, meno 5, sono in partita, mancano 3 minuti e 45 al termine. Esatto, meno di 4 minuti. Con Cerels di nuovo, uno contro uno con Mika, prova a sfidarlo col tiro da 3 punti, in e out, si lotta a rimbalzo. Fallo su Tarceschi che aveva ottima posizione sotto le planche. Ma quando Tarceschi, due tiri liberi, gioca di posizione ed è pronto per l'azione, è un giocatore di grande efficacia, che è proprio come si deve. Due tiri liberi per il giocatore americano, chiara origine polacca. Per il cognome va a realizzare il primo tiro libero, ha iniziato a giocare dalla gara con Torino, Tarceschi in campionato, prima era utilizzato solo in Eurolega, per lui 2 su 2 dalla lunetta e 85% in stagione per ora. Molto bene, un lungo deve saper fare i tiri liberi e Caleb Tarceschi in questa specialità è veramente bravo. 65-58, ancora Omobbo, uno contro uno, si butta dentro e va a prendere il fallo di Mbaye, che lo vedete inquadrato in questo momento protestare. Andrà in lunetta il nigeriano, che qui forse ha forzato un po' troppo, ma alla fine ha ottenuto quello che voleva. Molto forzato, ok, però lui è un attaccante, proprio è convinto, lo fa con grande autorità, non è titubante quando fa, e questo viene premiato con un fallo. Va a segno Omogbo. Tre minuti e 20 secondi da giocare, Milano solamente più 6 più 5 in questo caso. Sono 60 i punti di Pesaro, che si è sbloccata proprio grazie al suo giocatore nigeriano. 65-60, partita tutt'altro che chiusa all'Adriatic Arena. Vediamo se i biancorossi riusciranno a mettere la parola fine a questa gara. Cerels, blocco alto di Tarceschi, prova a buttarsi dentro, poi trova lo scarico. Milano in emergenza, Cerels allo scadere dei 24 secondi, segno con la mano sinistra, Curtis Gerrels. Wow, con una mano in faccia, non liberissimo lui. Gran canestro e adesso fallo subito a rimbalzo dal 55 biancorosso, che ha l'opportunità di mettere una pietra importante su questa gara, perché se Milano riuscisse ad andare a più 10, a 2.44 dal termine, sarebbe mica male. Guarda questo canestro qua. Proprio difficile. Difficilissimo. Però sapeva lo scadere, molto intelligente lui, aveva un senso, non tutti i giocatori hanno questo senso, come sappiamo, il senso di quando sta per scadere il cronometro di 24 secondi. Lui l'aveva, devo tirare, convinto, deciso. Va a realizzare il primo tiro libero, 69-60. E direi che dopo le tre partite, coach, da 0 punti complessivi, Gerrels si è ripreso. È importante e non è al 100% ancora. Palla rubata! Da Mbaye sul pressing. È azione molto importante questa per provare a chiudere la gara. Theodore, 10 secondi per andare al tiro, il blocco di Tarceschi, si butta dentro Teodoro, meglio si vorrebbe buttare dentro contro Mika, lo fa in questo momento, va fino in fondo a segno Jordan Teodoro con una magia incredibile.
decisamente sconsigliato, però quando segna ha ragione lui. Ha ragione quando segna, io non sto parlando che non lo farà mai, lo farà qualche volta, ma altre volte è una cosa che, un'avventura che non finisce bene. Io sono convinto che i grandi numeri mi danno ragione, però questa volta bravissimo lui. E alla fine in questo quarto periodo sono state tre le penetrazioni ferro che fondamentalmente hanno cambiato la faccia della partita per l'Olimpia, perché adesso è a più 12, poteva essere banalmente a più 6, e in più se ci mettiamo quel palleggio a resto e tiro che aveva fatto da circa 5 metri, sono 8 punti fondamentali per Teodoro. Assolutamente, infatti se tu mi chiedi l'MVP della partita per Milano, o lui o stranamente due giocatori che io sono spesso critico, lui e Tarceschi che ha cambiato davvero passo anche lui nella ripresa, dopo i 0 punti segnati nel primo tempo, adesso è 100% dal campo, sta andando a realizzare praticamente solo con schiacciate, ma meglio così perché il tiro ha più alta percentuale possibile. Più 12 per l'Emporio Armani, 2:20 da giocare. Moore prova a buttarsi dentro con Mika, vola ancora a stoppare Mbaye, poi Mika sbaglia e adesso la vittoria sembra davvero vicina. Yeah, devono solamente gestire, non avere fretta, subire i falli, fare i tiri liberi e partire a casa. Teodoro contro Moore, arriva il bloccone di Tarceschi, si butta dentro Caleb Tarceschi, ancora a schiacciare il 15 biancorosso. Assolutamente, ha giocato la partita, qualche errore che fa sempre lui di mancanza di mestiere, però non si può mai dubitare sull'impegno di Caleb Tarceschi e Teodoro, non voglio premiare perché è andato contro di me e ha avuto ragione. Quinto assist peraltro di Jordan Teodoro, nel frattempo arriva il canestro di Cuxis, giocatore che abbiamo visto nel nostro campionato anche con la maglia di Varese, 74-62, primo canestro per il lettone Cuxis che non ha vissuto il duello con il connazionale Bertans, 1:20 ormai da giocare. Teodoro, il pallone in post per Mbaye, ancora Tarceschi, ancora schiacciata, quinta schiacciata su 5 tentativi per lui, 5 canestri, 5 tentativi, 5 schiacciate, nulla da dire. A proposito di quando coach si dice bisogna andare a tirare ad alta percentuale, la schiacciata è il tiro migliore possibile. Ho detto MVP a Theodore e a Tarceschi, non dovevo dimenticare Gerald che ha fatto un'ottima partita, 16 punti per ora per e me. Due canestri da tre che era letteralmente spezzato le reni a Pesaro qua, quindi non vorrei dimenticarlo. Il pallone per Cerona, adesso è Moore a gestire il tiro dai 7 metri del numero 14 pesarese. L'errore, rimbalzo di Teodoro che oltre ai punti realizzati coach ha messo insieme anche 7 rimbalzi e 5 assist che per un playmaker non sono mica male. Ha fatto una buonissima partita e fa piacere veramente riconoscere. Si butta ancora dentro Teodoro, mancano 30 secondi al termine, poi la palla per Gerrers che prende da 3 punti fuori misura, rimbalzo Tarceschi che questa volta non schiaccia ma fa il canestro, 6 su 6 per lui. E Milano va a più 16 che è una punizione troppo severa per Pesaro che ha veramente fatto per 3 quarti era meno 1. Okay. Tutto nell'ultimo quarto, davvero concreto l'ultimo quarto per Milano, coach, mancano 17 secondi e qualcosa meno al termine per l'Olimpia, 26-11 di parziale nel quarto periodo. In questo quarto qui è Pianigiani che era molto seccato per il fatto che non ha dimostrato il killer instinct, può essere ritenersi soddisfatto di questo quarto in cui hanno giocato veramente come si deve. Partita finita, non so se Milano tenterà neanche un tiro. Venerdì si torna in campo in Eurolega contro l'Olympiakos Pireo sul campo di Atene, fuori l'ultimo tiro per l'Olimpia. Coach, si inizia nel modo migliore il 2018, si inizia con il primo posto perché Brescia ha perso e Milano adesso divide il primo posto con Avellino e Brescia. Buon recupero di Milano che era sotto di 4 punti in classifica, una
buona vittoria in trasferta con una squadra nulla da perdere, con tanti giovani, grande entusiasmo e grande tradizione dalla sua parte. Quindi due punti ottimi per il campionato. E allora con questo 78-64 che leggete in sovraimpressione, noi vi salutiamo. Una buona serata da Sandro Pugliese e Coach Gian Peterson.